Bella a tutti ragazzi, qua Enrico e oggi siamo qui col terzo episodio della modalità carriera alternata col Barcellona post Neymar. Ragazzi, per me è una cosa nuova, ve lo dico già, perché praticamente cioè, per me è nuovo andare a vedere questo episodio, perché io non so cosa ha fatto Leo e noi non ce li vediamo i video prima. Anche se li carichiamo prima sul canale, magari programmati e via dicendo, non sappiamo cos'è successo prima. Quindi è veramente particolare come situazione. Allora, ho già visto qui dalla classifica che Leo ne ha pareggiate due a quanto pare, perché ha fatto, sì, due partite, due pareggi, due punti. E quindi ragazzi a me tocca vincere assolutamente per provare ad andare avanti nel torneo precampionato e ragazzi ora mi vado a vedere anche le altre cose. Vado a vedere la formazione, ok, qui si è fatto la formazione Leo con un 4-2-3-1 lui, ok, io invece utilizzo il mio modulo. No, infortunato Leo, mi è infortunato Alba, ti odio, chi metto mollà, mannaggia la miseria raga, vedete le cose strane e divertenti. E qui ragazzi io ci devo adattare a Arda Turan, cioè l'unica soluzione che ho, Alba me lo porto qui. Neymar non l'ha toccato ragazzi, adesso devo andare a vedere anche le trattative perché io non so che cosa lui ha fatto. Devo vedere anche la rosa e tutto il resto perché ogni volta è una cosa nuova per quello. Poi alcuni hanno detto ma non ci sono troppi tagli e via dicendo, raga, dipende dalle cose, non è facilissimo, ora devo scoprire le cose, ok. C'è Pogba in corso, non tocco nulla perché vado avanti poi col tempo e mi regolo. C'è anche Coutinho, ragazzi. Coutinho, come nella realtà, sta provando a prendere Coutinho. Verratti, Alexandro, Bailly, Zonzi, Semedo, Dembélé. Io ora, ragazzi, posso continuare le sue trattative oppure smontargliele completamente e andare a fare io le trattative. Però vi ricordo che io, praticamente, come tempo in questa stagione, posso andare avanti per queste settimane e poi eventualmente, se vinciamo questa partita, andare avanti con un'altra partita che sarà più o meno in questa settimana. E quindi dobbiamo regolarci un po'. Può essere un episodio un po' più corto, un episodio un po' più lungo, dipende. Vediamo il budget. Come 193 milioni? Cioè, lei ha usato il cambio di proprietà, a quanto pare. Vi giuro, non so nulla. Cioè, per forza ho usato il cambio di proprietà. Io l'ho lasciato che erano 100. Aspettate, fatemi vedere. Ok, ha preso gli osservatori. Non lo so, vabbè. Però io l'ho lasciato che era più o meno a 100 milioni. Mi trovo 193. Ha usato il cambio di proprietà allora. Forse non aveva visto il mio episodio precedente. Giustamente, che non l'ha visto, l'ho detto prima. E quindi, raga, ha usato il cambio di proprietà. Quindi ci sono ancora più soldi. Vabbè. Allora ragazzi, facciamo così, andiamoci a giocare questa partita e poi dopo proviamo un po' di mercato, vediamo le sue trattative e le mie perché qualcosa in mente ce l'ho. Ovviamente questa è la formazione che utilizzerò. Ragazzi, si ritorna, leggenda 4 minuti, Foschia, si va nel match. Si comincia ragazzi, primo impegno ufficiale anche se di amichevole. Precampionato per me per guidare questo Barcellona. Certo, a me forse va un po' meglio perché alla fine ora io gioco contro una squadra che è nettamente più scarsa dell'Arsenal e del Manchester United. Però io qui comunque sono obbligato, ragazzi. Cioè, va detto che sono obbligato a dover vincere. Non dobbiamo avere fretta, ragazzi. Non dobbiamo avere fretta di ripartire, altrimenti facciamo il gioco loro e non va bene. Eccolo Umtiti. C'è Busquets che allarga verso Arda Turan. Arda Turan la tiene, perfetto. Vai Busquets verso Messi. Messi carica il sinistro, mamma mia Marinovic. Primo tempo che ragazzi è andato via, dobbiamo accelerare un po' la situazione. Guardate Ter Stegen, sembra un portiere di calcetto per quanto sta alto. Perfetto, sarebbe bello segnare facendo uscire il portiere così alto perché loro non se l'aspettano. Vai Messi, vai Messi. Messi perfetto per Sergi Roberto. Sergi Roberto frena, vede il pallone dentro. Poi Messi, qua fermato benissimo e spazza via ancora una volta qui la squadra ospite. Sono alle strette, raga, sono alle strette. Vai Sergi Roberto, tieni la Rakitic, che hai visto Suarez. Suarez che si gira, Madonna che azione. Qua era fallo, pallone dentro e arriva Messi, raga. Gol in pieno stile tiki-taka, cioè meglio di così, c'era pure il fallo secondo me prima. Segna Messi. Ripeto, una squadra abbastanza mediocre questa qui, però qui c'era il fallo, vabbè.
Azione però perfetta, cercherò molti molti gol da questo punto di vista, andando sul fondo e mettendola dentro. 1-0 per noi, e finisce anche il primo tempo alla grande. Qui ragazzi voglio fare qualche cambio, vediamo. Allora, Messi non lo tolgo anche se è stanco, Iniesta va bene, metterei più un Rafinha, al posto di Busquets mettiamo Gomez, Arda Turan non ci metto, Paco Alcacer, direi la difesa ottima. Posto di Rakitic, facciamo così, ci metto Mathieu e poi sposto Mascherano a centrocampo. Possiamo anche utilizzare questa mossa durante il campionato. Vai Sergi Roberto, scambia con Messi, perfetto. Quando giocano così di velocità, raga, sono difficili da prendere. Eccolo Messi, pallone dentro, Rafinha, Suarez, la parata, mettila dentro Arda Turan. Ah, qui ci siamo fatti fregare. Bella Mascherano lì che recupera il pallone. Messi, Messi, baricentro basso per lui. Può andare Messi, si gira Messi, vede il pallone in centrale per Suarez. Suarez si appoggia, vabbè. Quando giochiamo così in velocità non ce n'è per nessuno. Allarga la Mascherano, vai Sergi Roberto. Madonna che parata, e poi arriva il gol ragazzi. Anche questa è un'azione molto stile tiki-taka, ma ripeto, l'avversario secondo me è modesto. Però ci serve per allenarci un pochettino, far girare bene il pallone. Mossa Mascherano a centrocampo ottima, 2-0 per noi. Occhio perché allargato, c'è Harvey, cross dentro, bravissimi qui a ripartire. Finisce il match ragazzi, 2-0 per noi, partita agevole, 3 punti portati a casa e direi girone passato. Ora ragazzi facciamo gli allenamenti e poi ci sono quelle email che sono importanti, perché dobbiamo vedere un po' Leo che cosa sta combinando. Rafinha sale ragazzi e diventa un 81, non mi ha cambiato gli allenamenti a quanto pare, se non ricordo male, oppure sì, non mi ricordo raga, questo non me lo ricordo, però questi allenamenti ci stanno perché anche salito Rafinha, forse poi li cambio. Ok, qua ci sono un po' di offerte accettate e no. Allora, Benfica sta provando a prendere Semedo. Ok, premio torneo, perfetto. Nzonzi, 35 milioni. A me non piace Nzonzi, sinceramente, quindi non lo uso. Pogba, ok. Offerta accettata per Alexandro, che non sarebbe male, effettivamente. Allora, Alexandro gliel'appoggio come idea, ragazzi, perché mi piace veramente tanto. Poi, se non sbaglio, ha provato, ora fatemi vedere, ha provato a 45 milioni, che è buono come prezzo, quindi non sarebbe male. Allora, io come trattativa, ragazzi, voglio andare subito per l'attacco, vi dico la verità. Non voglio mettere subito Neymar, vediamo se arrivano offerte. Voglio puntare subito a un giocatore come Agüero, ragazzi, perché non si sa mai cosa può succedere a Messi durante tutta la stagione. Io Agüero voglio provare a prenderlo. Potrei mettere una pedina di scambio, questo sì. Potrei provare a mettere Ordi Alba, che ormai ha 27 anni, più soldi. Vediamo se interessa, più un 35 milioni, giusto per vedere se interessa Ordi Alba. Perché se prendiamo Alexandro, comunque Ordi Alba possiamo venderlo volendo, in questo caso scambiarlo. E direi di andare un po' avanti, fatemi vedere anche il calendario, perché devo regolarmi, come sapete, due partite. Ok, c'ho subito la partita col Boca Juniors e poi io chiudo il mio episodio, quindi devo stare attento. Allora, voglio fare qualche altra operazione. Qui io ho messo attaccante qualsiasi ruolo e difensore centrale, perché al Barcellona i difensori centrali servono. Non so se Leo mi ha modificato qualcosa, però i miei osservatori mi hanno dato come rapporto Rojo, che mi piaceva già, Koscielny e Otamendi, però io vorrei vedere Chris Smalling, chiedo solo informazioni però. E poi per quanto riguarda invece l'attaccante, sempre per la... Ah ecco, mi metteva anche Agüero qui, non l'avevo visto. Volevo provare a vedere Mbappé, è troppo scontato. Volevo provare un Lacazette, provando a portarmelo in Liga, anche se so che non è semplice. Però c'è anche un altro giocatore che volevo provare a portare al mio... Barcellona, mio, anche se è anche di Leo, però diciamo mio, che è Andrea Pirlo ragazzi, un po' per fare il colpo di scena con Leo, perché non se l'aspetta di trattare un 37enne. Ah ok, peccato, si ritira al termine della stagione, maledizione. Volevo provare a portarmelo ragazzi. Vediamo Lampard invece se si ritira anche lui. No, non ci sta proprio, perfetto. Allora lasciamo stare, va bene. E allora ragazzi direi di skippare, perché la trattativa a me è su Agüero principalmente, e la trattativa è anche sul Boca Juniors, perché io devo passare il turno assolutamente. Allora, offerta rifiutata per chi? Per Bailly. Ha provato Bailly, Leo.
Ousmane Dembélé, giocatore si è appena trasferito, sapevo che non lo davano. Per Verratti 97 milioni. Lui ha offerto 60. Io, Verratti mi piace, cioè è il classico giocatore da Tiki Taka da Barcellona. Aumento un po' l'offerta visto che c'è il cambio di proprietà. Allora, qua si sta per concludere. Ok, allora io ti mando in Spagna. Gli osservatori, ragazzi, sono fondamentali. Fatemi vedere se è già arrivato qualche rapporto nella primavera, ma sinceramente non credo. Ok, vivai ancora a zero. Perfetto, allora avanziamo un po'. Io ho una responsabilità ora. Provare a passare il turno col Boca Junior. Allora, vediamo. Offerta accettata per Semedo, giocatore che vuole prendere Leo. Effettivamente un terzino destro lì serve, ragazzi, perché veramente non possiamo giocare solo con Sergi Roberto. Quindi a 25 milioni è un buon acquisto. Te l'appoggio, Leo, l'acquisto Semedo, perché ci sta. Poi, chi è che è in trattativa? Semedo, no, l'abbiamo chiuso noi adesso. Accettando 55 milioni la Casette, raga. E allora, loro quanto chiedono? 78, va bene, accettati 55. Allora io te ne do 60 e proviamo a portarci a casa Alexandre Lacazette, che sarebbe un bel investimento, devo dire la verità. Quindi ragazzi, ci giochiamo la partita col Boca Junior, eliminazione diretta. Io uso sempre la mia formazione, alla fine sono tutti belli e abbastanza riposati. Quindi leggenda 4 minuti, sereno, si va nel match. Eccoci qui ragazzi, obbligati a vincere, pubblico delle grandi occasioni. Inquadrato Messi, dobbiamo assolutamente provare a portarla a casa questa partita. Raga, non ho messo Semedo, ora che ci penso. Non l'ho messo perché voglio che qualora dovesse esordire lo faccia, se riesco a passare io il turno, lo faccia con Leo, perché è un giocatore che ha voluto lui fortemente. Quindi io per il momento mi fido della mia squadra, diciamo così. Bravo un TT. Stiamo altissimi, raga, stiamo altissimi col pressing. Occhio lì, la può allargare. Vabbè, però sono in controllo con Piqué. Oddio, ero in controllo. No, no, non la mettere di... Madonna, Ter Stegen, raga. Che parata ha fatto Ter Stegen. No, vi giuro, raga, qua ha fatto una parata allucinante Ter Stegen, Mascherano, ok, pallone dentro. Rakitic, bella questa palla per Suarez, che vede il movimento di Messi. Messi la tiene, perfetto, per Sergi Roberto, che vede Suarez. Suarez si gira, rigore, raga, calcio di rigore, lì l'ho difesa, ho provato la skill ma mi hanno abbattuto ed è giusto così, giustissimo. Calcio di rigore che possiamo battere con Suarez, perché Messi stranamente non ha un valore altissimo di calci di rigore. Allora, vai Suarez, mi raccomando Luisito, non me la sbagliare. Suarez, 1-0 il pistolero, mamma mia. Leo, spero che non mi venda mai Suarez, perché sennò si fa un nemico, raga. Cioè Suarez, mio giocatore preferito nel Barcellona, ancora più di Messi, quindi alla grande. Mettiamoci alti, alti ragazzi, alti, perché sennò non possiamo fare il nostro gioco. Dobbiamo recuperarla subito la palla. Dai ragazzi. Oh, qua, no, qua ho sbagliato il fuorigioco. No raga, ho fatto una stronzata, ho fatto il fuorigioco dove non dovevo farlo. Mi è rimasto ingandato il tasto, mannaggia. Raga, arriva l'1-1 di Pavon. Erroraccio mio. E finisce il match, ragazzi. Ora calci di rigore diretti, se non sbaglio. Sì, calci di rigore diretti. Raga, ci tocca. Però dai, Piqué, non me lo mettere qua. Fammi tirare almeno prima Rafinha, spero non ci sia bisogno. E niente, va subito Suarez. Ora è durissima, ragazzi. È durissima. Madonna, me l'ha parato. Ho cambiato lato e me l'ha parata. Io lo sapevo. C'è Pavon, ragazzi. Vediamo se riusciamo a parargliela a Pavon. Mannaggia, mi ha parato il primo rigore. Mi ha parato il primo rigore. L'avevo presa, ma che sfiga, dai. Ecco Rakitic. Rakitic, Rakitic. Cambio lato. Bello, bello questo rigore. Bello defilato al punto giusto. Vediamo Perez. Vediamo dove tira Perez. E dai, li intuisco tutti, ma non riesco a prenderla. Messi, non mi deludere. Messi, mamma mia, anche questo filo filo l'ho tirata. Ne dobbiamo parare uno, ragazzi, se no ci faccio ben poco. Madonna che rincorsa. Occhio, secondo me cambia lato. No, sempre lì, mannaggia. Non ne sbagliano uno, raga. Vai Arda Turan. Vai Arda Turan. Vai Arda Turan. Vabbè, dove me l'ha preso, raga. Che ci devo fare? Me l'ha preso proprio lateralmente. Qui mi toccherebbe pararla a tutti i costi, ma è difficile, è sicuramente difficile. Parata di Ter Stegen, siamo ancora vivi, raga, anche se per poco, ma siamo vivi.
Vai Rafinha. Vai Rafinha. 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 Ma ora ne devo parare un altro, ragazzi. È difficilissimo pararne un altro. Vediamo, vediamo. Perez. Perez. Vediamo, madonna, se gliela paro. L'ha sbagliato, traversa, raga. L'ha sbagliato, non ci credo. Siamo ancora in gioco. Ecco, lo sapevo che dovevamo arrivare a Piqué. Lo sapevo. Bella, Piqué, l'hai spiazzato. L'hai spiazzato, Piqué. Andiamo così. Occhio che c'è Zukui. Attenzione, madonna, che rincorsa. Oh, e dove tira questo? Vediamo un po' dove tira. Vediamo se gliela prendo. Centrale, sto maledetto. Va bene, ora abbiamo un TT che non è proprio un genio dei rigori. Un TT. Me l'ha parato, non ci credo. Ora è durissima. Va Vergini. Vergini sul dischetto. Proviamo a parargliela, raga, anche se ormai è difficile. E usciamo, ragazzi, purtroppo ai rigori. Peccato, perché in campo alla fine avevamo giocato bene, però... La dura lotteria dei rigori. Usciamo ai rigori e ora non ci saranno più partite nel precampionato. L'unica cosa qui è che devo assolutamente dire a Leo di dividerci le settimane. Magari adesso 2 settimane a testa per il mercato, perché altrimenti poi ci troviamo alla fine del mercato che uno lo finisce e l'altro non può farlo, e non è giusto. C'è la finale di Supercoppa però, ragazzi, attenzione, quindi potrebbero cambiare le cose, ve l'ho detto, cambiare tutto da un momento all'altro. Allora, 3 settimane più qua poi la Supercoppa. Allora direi che queste 3 settimane, che poi sì, sono 3 settimane più o meno, se le fa Leo più la partita di Supercoppa, e poi magari mi lascia il ritorno di Supercoppa a me, che è divertente, e io finisco il mercato, forse. Vediamo così, se si può fare. Allora, vediamoci però, abbiamo a disposizione solo uno skip, quindi dobbiamo vedere prestazione, ok. Qui arrivano un po' di soldini. Solo uno skip posso fare, ragazzi, e basta, qualsiasi cosa succeda. Spero arrivi qualche cosa di interessante. Interrompiamo, perché vi ho detto, uno solo skip posso fare dopo la partita. E vediamo, interruzione. Arrivano 3 email. Offerta troppo bassa per Agüero. Agüero. Sono interessati ad Al. Ma perché aveva messo? Ah, aveva messo 3,5. Ok, io dicevo 35. Vabbè, allora facciamogli l'offerta che dicevo io, cioè 30... No, ma si è buggato tutto, ragazzi. Si è buggato tutto qua. Allora, fatemi mettere 35. Ma mi sa che forse non la dà perché si è buggato. Può essere, no, ok. 35 più Alba. Peccato, mi è saltata una trattativa per questa cosa. Va bene. Offerta accettata Alessandro e offerta accettata Coutinho. Ma Coutinho che vuole fare? Scambio con Mattie più 70 milioni. Ragazzi, guardate che faccio. Povero Leo. Qua è una mossa, perché a me Coutinho non entusiasma. Quindi, raga, io gli rifiuto l'offerta. Cattivissima. Lui si ritroverà e dirà, madonna. E però gli accetto. Cioè, no, gli accetto. È una trattativa fatta insieme Alessandro. Quindi Alessandro lo prendo. Però Coutinho gliel'ho rifiutata. Mi dispiace, Leo. Se fosse stata una carriera solo tua, l'avevi già preso. E ora, mossa bastardissima, ragazzi. Gli tolgo tutte le email. Così non vede. Certo, se va nelle trattative vede che magari, non lo so, rifiutato Coutinho. Però se non ci va, potrebbe essere che non lo nota e quindi non sa cosa è successo, che gli ho rifiutato Coutinho. Chi lo sa, chi lo sa. La trattativa non era malvagia, però ho voluto fare questa mossa. Per chiudere l'episodio, ragazzi, vi faccio vedere in squadra i 2 nuovi acquisti che abbiamo preso per il momento. Cioè Alessandro, che io, raga, me lo metto... easy qui, anche perché Jordi Alba è infortunato, quindi lo metto easy. E poi, raga, abbiamo preso Cancelo, che a questo punto lo metto... scusa, perché ho detto Cancelo? Semedo, volevo dire, che a questo punto lo metto in campo e mi porto uno come Sergi Roberto, che può servire in panchina. Quindi Semedo... Abbiamo cambiato i 2 esterni alti nella nostra formazione, e Leo come terzini, logicamente, se l'è cambiato nella sua formazione. Quindi, ragazzi, mi raccomando, un bel mi piace, condividete questo video e niente, direi che noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao ragazzi!